Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buon giovedì sera a tutte le ragazze che questa sera hanno scelto nuovamente di passare la loro serata con me e comprendere insieme a me come affrontare due problematiche veramente, veramente toste per un qualsiasi donna, che è proprio la ritenzione idrica e la cellulite. Ma prima di iniziare, aspettiamo un po' i primi a collegarsi. Ovviamente questa sera cercherò di essere con tutte voi, sia attraverso quello che è proprio il mio software, quindi dovrò vedere con la testa sempre al di sotto della telecamera che è qui davanti, e sia attraverso anche la mia tecnologia laterale, che mi permetterà il mio praticamente cellulare, questa è la mia tecnologia laterale, di poter essere certo di rispondere anche alle vostre domande. Quindi mi scuso già se durante questa diretta non mi vedrete sempre con gli occhi diretti in telecamera, ma tutto questo ovviamente nasce dall'intento di essere certo che tutto quello che sto facendo sia esattamente ben organizzato e che produca ovviamente la miglior comunicazione possibile per tutte voi che mi state ad ascoltare. Quindi alziamo un attimo. Ok, l'audio si sente perfettamente, qua ci siamo. Intanto salutiamo le prime persone a collegarsi, quindi salutiamo Monica, salutiamo Ela, salutiamo Stefano, che comunque fa parte anche lui del mio mondo femminile, in quanto ha scelto di dedicare anche lui un po' del suo tempo a capire come contrastare la ritenzione idrica e la cellulite. Ora, non so se tu ce l'abbia, normalmente sono le donne ad avere questo problema, però magari tu personalmente o le donne intorno a te ce l'hanno, quindi benvenuto anche a te all'interno di questa diretta. Salutiamo anche altre persone, salutiamo Mary che si è collegata, salutiamo Maria che si è collegata, aspettiamo un po' di persone, nel frattempo io mi bevo un po' di acqua. E ovviamente quello che faremo oggi sarà una cosa molto importante, e cioè sarà quello di andare a definire effettivamente perché non basta utilizzare degli integratori alimentari per contrastare quello che è proprio la ritenzione idrica, quello che è proprio la cellulite, o perché non basta qualche prodotto di cosmetica e basta per arrivare ad ottenere dei risultati così forti in termini di rimodellamento, soprattutto delle gambe, soprattutto delle cosce, soprattutto dei glutei, soprattutto del basso addome, soprattutto dell'interno coscia. In realtà sono molteplici le cause scatenanti di questi tipi di problemi. Stasera li affronteremo, ovviamente, come dico sempre, in maniera abbastanza generale, in alcuni momenti in maniera un po' più approfondita, perché giustamente se dovessimo andare nello specifico per ciascuna causa, ci vorrebbe mediamente mezza giornata o anche un po' di più per andare proprio a sviscerare fino in fondo quello che sono ovviamente gli argomenti trattati. Però cercheremo di fare del nostro meglio, quindi sicuramente se vuoi eliminare la ritenzione idrica o la cellulite, non devi assolutamente correre e non devi pensare che basteranno degli integratori ad ottenere tutto questo, e neanche che ti servirà una dieta iperproteica. Ecco, se vuoi eliminare la ritenzione idrica e la cellulite, attenzione ad evitare eccessiva corsa, sicuramente capiremo questa sera perché, ad evitare quello che è un'alimentazione totalmente proteica, e sicuramente dobbiamo essere certi anche di evitare quello che sono delle condizioni di profondo stress. Perché tutto questo messo insieme impedisce alla tua persona di perdere la ritenzione idrica nelle cosce e ovviamente anche la cellulite, che molto spesso è proprio una diretta conseguenza di quello che è la ritenzione idrica. Intanto salutiamo altre persone che si stanno collegando, salutiamo Monica, salutiamo Katiuscia, salutiamo Anna, salutiamo, vediamo un po' chi altro salutiamo, perché qui abbiamo tantissime ragazze scritte. Salutiamo Loredana, salutiamo Anna, salutiamo Carmelina. Mi sembra che vi interessi questa tematica. Credo che è una tematica molto interessante per molte di voi. Chi si sta collegando in questo momento, bene che abbia questo messaggio, eccolo qua. Questa sera scopriremo insieme come contrastare la ritenzione idrica e la cellulite. Prima di tutto parlando di che cos'è la ritenzione idrica, poi spiegando anche che cos'è la cellulite e comprendendo le cause che ovviamente hanno portato a questo tipo di problematica la stragrande maggioranza delle donne che in realtà si trovano a vivere in un corpo femminile e quindi di conseguenza sono soggette a tutta una serie di
manifestazioni estetiche che man mano che si va avanti negli anni peggiorano sempre di più, e quindi si passa dalla ritenzione idrica per poi andare verso i primi micronoduli che poi piano piano crescono fino agli stadi 4-5 della cellulite, che sono dei noduli belli grossi di tessuto connettivo collegato all'adipe, che crea degli inestetismi molto forti sia a livello di pelle che a livello anche di autostima, perché una donna con tanta cellulite difficilmente si piace abbastanza e difficilmente è felice del corpo che vede davanti allo specchio. Quindi intanto salutiamo altre persone che si collegano, salutiamo la Mary, Carmelina, Concetta, Giuseppe Villa. Ah, Giuseppe dice solo femminile. Eh sì, in effetti sì, vediamo un po' di persone, salutiamo Carmelina che dice sì, è molto interessata a saperne di più. Monica ci dice il mio problema è che amo correre. Cara Monica, capirai questa sera quanto in realtà correre è giusto, ma solo se tu hai una perfetta biomeccanica nella corsa e sei un appoggio plantare ottimale. In tutti gli altri casi, purtroppo, correre per chi ha problemi di ritenzione idrica e di cellulite, ahimè, non rappresenta una buona azione da compiere per migliorarsi. Perché comunque quando parliamo, come tra poco capirai, di ritenzione idrica e di cellulite, parliamo di situazioni che si sviluppano in stati infiammatori, quando ci sono dei danni importanti a livello strutturale, e ovviamente quando c'è una micro e macro circolazione alterata a livello degli arti inferiori. E spesso quando si corre, se non si ha un buon appoggio plantare, tutto questo risulta veramente difficile e pertanto ci porta a dei problemi abbastanza potenti proprio da un punto di vista estetico, perché non si riesce ovviamente ad eliminare questa ritenzione idrica così, e non si riesce neanche a spegnere i processi di infiammazione, che invece spesso in una donna che corre aumentano per una serie di traumi che si sviluppano a livello proprio dei muscoli principali delle gambe e delle cosce. Mi auguro di averti risposto, ma tra poco, stando con noi durante questa diretta e soprattutto condividendo questa diretta, perché se vogliamo veramente aiutare il mondo femminile, quindi le vostre, diciamo, le donne che fanno parte come voi di questo meraviglioso mondo che è quello della donna, appunto, è bene condividere questo tipo di dirette all'interno delle proprie pagine social in maniera tale che si possano creare le condizioni per fare in modo che anche tante altre donne possano saperne di più. Ormai ovviamente questa pagina è diventata una pagina completamente rivolta al mondo femminile, una pagina che ha come obiettivo quello di dare soluzioni, di dare strategie, di dare una serie di strumenti che possono mettere ogni donna nella possibilità di poter realmente vivere nel corpo che meritano. Perché credo che una donna possa sentirsi profondamente bene con se stessa solo se riesce anche a prendersi cura di sé e solo se riesce a vedersi bene anche davanti a uno specchio, non diventando qualcun altro, rimanendo se stesse, ma assolutamente apprezzando quello che vedono proprio davanti a uno specchio. E tutto questo avviene se si hanno le conoscenze, se si hanno gli strumenti, se si la consapevolezza, se si ha la chiarezza di cosa fare per arrivare ad ottenere quello che si sta cercando. Quindi il mio consiglio è condividere quello che ovviamente faremo questa sera, a partire già da adesso, perché più condivisioni vedrò, più sarò molto felice di espormi e dare tanti contenuti di qualità a tutte le persone collegate. Ovviamente saluto anche tutte le persone che fanno parte dei nostri programmi, che già sono seguite da noi, che stanno già ottenendo dei risultati e che magari attraverso questa diretta capiranno ancora di più quali sono cause, conseguenze e ovviamente soluzioni per andare a superare quello che sono proprio due problematiche che colpiscono praticamente 8-9 donne su 10. Ok? Bene, salutiamo intanto altri arrivati. Liana, io non posso mandare via la cellulite con questo ormone sbalzato. Lo scriviamo qua. Sì, in effetti una delle cause che possono portare a questo tipo di problemi sono proprio gli estrogeni. Capiremo quali sono le conseguenze di tutto questo ed eventualmente in realtà come in qualche maniera anche con l'alimentazione possiamo cercare di ridurre l'impatto nocivo che hanno questi ormoni femminili su quello che ovviamente sono gli inestetismi cutanei della donna. Ok? E poi abbiamo altri commenti, vediamo. C'è Jessica che mi dice ciao Giuseppe, ciao Jessica. Vediamo un po', qualche altro commento prima di iniziare. Infatti la guardo proprio più con le gambe. Infatti non le guardo proprio più le gambe perché ci sto male. E ovviamente anche Monica ci dice come realmente sarebbe molto meglio riuscire per una donna a guardarsi allo specchio e apprezzare quello che vede. E purtroppo
questo non è facile, a meno che non si abbiano le strategie per cominciare a ridurla, visto e considerato che comunque è combattibile. Cioè si possono fare tutta una serie di azioni per andare a ridurre e a limitare gli effetti nocivi che esso può avere su di te, perché magari possiamo contrastare un po' la ritenzione idrica, perché magari possiamo migliorare la microcircolazione, perché magari possiamo ottimizzare il funzionamento del corpo, perché magari possiamo attraverso l'alimentazione rispegnere i processi di infiammazione. Insomma, di cose se ne possono fare veramente tante. Per chi rimarrà fino all'ultimo secondo di questa diretta, riceverà al termine proprio di questa diretta dei consigli pratici che serviranno proprio per fare in modo di mettere in azione dei meccanismi di miglioramento. Ecco, adesso quello che faremo però è andare a prendere le singole cause, cominciarle ad analizzare. Ripeto, non le approfondiremo tante perché ovviamente sono tematiche che poi noi approfondiamo nello specifico con ogni donna che decide di aderire ai nostri programmi di rimodellamento fisico. Però intanto cominciamo a fare chiarezza su che cosa realmente serve affinché si possa veramente mettere una donna nella condizione di consapevolezza. Più cose conosci, più cose sai e più riesci a capire da chi andare e da chi non andare. Ecco, molto spesso invece non conoscendo ci basta vedere il primo integratore drenante o la prima persona che ci sta dicendo che attraverso quel programma potrai migliorare e tu magari ci caschi. Ma per non cascare in tutto questo c'è una cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo assolutamente capire cosa, tutto quello che io vi spiegherò questa sera. Quindi rimani collegata. Soprattutto condividi questa diretta perché quello di cui parleremo questa sera è veramente molto molto importante per te, in quanto il problema più grande che oggi si sta manifestando in tutte le donne è che c'è tantissima informazione, ci sono tantissime proposte, ci sono tantissimi servizi, ma in realtà sono talmente tanti, c'è una tale confusione che io credo che anche tu a questo punto abbia grandi difficoltà a capire a chi rivolgerti. Ma dal momento che io ci tengo a te, ci tengo ad essere insieme alla mia azienda molto serio e molto preciso e molto puntuale e molto coerente, io cercherò di fare chiarezza nella tua persona e magari se vorrai quindi potrai approfondire ulteriormente con noi quello che sono proprio le cosiddette soluzioni ai tuoi problemi. Tra l'altro, altra cosa molto importante da dire è proprio che questo è un problema che ti si affiancherà per tutta la vita se tu non imparerai a contrastarlo. Potrebbe diventare un problema che nel tempo potrà veramente annientare quello che è il tuo benessere personale. È un problema che va assolutamente contrastato perché avere un bel viso, magari allenarsi, ma magari non vedere dei risultati, purtroppo può portare a grande frustrazione, perché proprio perché magari hai un bel viso, ti guardi le gambe, soffrono e non ti piace ancora di più, però magari ti stai prendendo cura del tuo volto, ti stai prendendo cura di come ovviamente porre attenzione alle tue rughe o magari ti stai prendendo cura del tuo abbigliamento, ma queste gambe non migliorano e questo per chi ci tiene particolarmente a se stesso può creare veramente un problema. E tra l'altro un altro problema si manifesta anche nel momento in cui fai dell'esercizio fisico sbagliato, che anziché ridurtela la problematica, te l'aumenta. Quante di voi magari hanno fatto dell'esercizio fisico in palestra e si sono ritrovate con gambe ancora più gonfie, quindi sicuramente ancora più piene di ritenzione idrica e magari con un incremento anche delle problematiche di cellulite, quindi con questi noduli così manifesti. Sono sicuro che sono tante di voi che hanno manifestato e che hanno più volte nella loro vita visto tutto ciò. E questo ve lo dico perché ovviamente occupandomi da 20 anni del mondo femminile, del rimodellamento fisico femminile, sono anche abbastanza stanco di vedere donne che continuano ad avere tanti problemi legati proprio a questo inestetismo. E allora, detto questo, salutiamo altre persone che si stanno collegando e dopodiché io direi di partire. Ecco, qua abbiamo per esempio Margherita. La mia costituzione purtroppo, soprattutto la sera della mia, è costituzione purtroppo. Ecco, anche sulla costituzione c'è una componente genetica, tra poco ne parleremo, ma si può comunque lavorare sul miglioramento, perché se hai anche una genetica sfavorevole, attraverso determinate azioni che lavorano sul tuo ambiente, possiamo comunque far manifestare il massimo potenziale di miglioramento nel tuo corpo. In questo caso si parla di epigenetica, che è un'altra branca della medicina che studia le interazioni tra la tua genetica e il tuo ambiente, cioè ci fa capire come l'ambiente può migliorare anche espressioni non positive della tua genetica, cioè delle informazioni che ti sono state trasmesse dai tuoi genitori. E poi vediamo, Margherita dice: Roberta Massari, anch'io ho lo stesso problema. Sì, in realtà è un problema di tutti e ovviamente quello che adesso faremo è cercare di andare proprio a risolvere un po' quello che sono le cause scatenanti di tutto questo. E direi quindi di partire a questo punto proprio dal comprendere fino in fondo
che cosa significa ritenzione idrica, perché in effetti una delle più grandi problematiche che colpiscono una donna è proprio quella di trattenere liquidi. E quando una donna trattiene liquidi, soprattutto dove? Nei liquidi extracellulari, cioè nella zona fuori dalle cellule, questo ovviamente crea uno squilibrio che poi si manifesta ovviamente in maniera molto marcata proprio come appesantimento delle gambe. In pratica c'è lo sviluppo di quello che è una sensazione di pesantezza, in quanto ovviamente si viene a creare uno squilibrio tra quello che è il sistema venoso e quello che è il sistema linfatico. Non funzionano bene questi due sistemi, e quindi questo porta inevitabilmente anche una cattiva circolazione sanguigna. Quindi quando abbiamo problemi di, appunto, circolazione rallentata, quando abbiamo problemi di stasi venosa, quando abbiamo problemi di stasi linfatica, quando in pratica non c'è un buon ritorno circolatorio, linfatico, venoso, e quindi abbiamo un rallentamento di tutto questo, si creano quello che sono dei ristagni di liquidi che provocano i famosi sintomi come appunto il gonfiore, l'edema, che alla fine portano a trovare questo tipo di manifestazioni molto marcate nelle gambe, nelle cosce, nei glutei, e di conseguenza tutto questo poi nel tempo porta anche alla cellulite, che è legata al fatto che improvvisamente il tessuto adiposo immerso in queste condizioni di rallentata circolazione, quindi in questa ritenzione idrica, si trova a doversi proteggere e quindi automaticamente crea intorno a sé quello che sono dei connettivi. Questi connettivi creano dei noduli che tutto ciò quindi porta alla creazione di maglie alterate del connettivo, che alla fine sfocia nella panniculopatia ed ematofibrosa sclerossante, la famosa PEF, che è proprio la problematica che colpisce tutte quelle persone che in realtà non sono riuscite ad eliminare la ritenzione idrica e quindi non sono riuscite ovviamente a creare uno stato di miglioramento circolatorio. Pertanto tutto quello ha creato proprio questa dermo-ipoderma, perché sia nel derma che nell'ipoderma, panniculopatia ed ematofibrosa sclerossante, questa famosa PEF. Ok? Quindi per farla breve, quando abbiamo ritenzione idrica nelle gambe, nelle cosce, quando abbiamo cattiva circolazione nelle gambe, non c'è un buon ritorno, automaticamente abbiamo dei problemi che col tempo, se c'è presenza di grasso in quelle zone, portano alla creazione di noduli intorno al grasso, che diventano quindi delle palline che alla lunga formano proprio quello che è il tessuto cellulitico, con tutta una serie di micronodi, di anche squilibri del derma, e quindi si vede anche a livello cutaneo dei noduli come dei buchini, che ovviamente alla lunga sono veramente brutti da vedere. Ecco, mi auguro che fino qua sia chiaro quello che vi sto spiegando, perché ovviamente la cattiva circolazione è spesso frutto di una serie di problematiche legate allo stile di vita, tra cui per esempio appunto la sedentarietà. Ma ovviamente prima di arrivare a parlare di sedentarietà, io spiegherei ancora meglio che è importante, quindi, per ottenere dei risultati in termini proprio di eliminazione della ritenzione idrica e ovviamente in termini anche di miglioramento delle manifestazioni della cellulite, capire quanto non dobbiamo stressare il nostro organismo con esercizio fisico sbagliato, che ovviamente può portare a quello che è una cattiva microcircolazione sanguigna, che nel momento in cui si viene a manifestare inevitabilmente porta a quello che sono tutte le problematiche che adesso io vi ho appena spiegato. Ma prima di andare avanti dobbiamo sicuramente ricordarci che c'è un fattore, una causa che senza ombra di dubbio colpisce sempre le donne che sono predisposte, che è il fattore ereditario. Ovviamente la costituzione, l'ereditarietà aiutano in un certo qual modo allo sviluppo di questa problematica, soprattutto quelle donne che nel nostro programma si chiamano soggetti a pera, cioè i cosiddetti soggetti ipolipolitici, cioè quei soggetti che bruciano grasso con estrema difficoltà, cioè quei soggetti che tendono ad accumulare grasso maggiormente dalla vita in giù, che colpisce le culotte cheval, la parte laterale delle cosce, che colpisce il glute, che colpisce la gamba, che colpisce la coscia e che quindi di conseguenza innesca per una presenza anche marcata di grasso, questa problematica di infiammazione del tessuto adiposo, perché è immerso in questo rallentamento della circolazione e in questa cattiva funzionalità del sistema venoso e del sistema linfatico, che non riescono a defluire, che non riescono ad eliminare quello che sono appunto le quantità di liquido che fuoriuscendo da questi due sistemi si vengono a trovare a contatto col tessuto adiposo e che quindi poi innescano la protezione del tessuto adiposo stesso. Prima di andare avanti, quindi
volevo leggere anche quello che possono essere dei vostri commenti, in maniera tale da capire anche se quello che vi ho appena detto è chiaro. C'è per esempio Rosalba che ci dice ho anche a che fare con la pressione alta o non c'entra? No, in realtà anche il problema della pressione alta ha delle implicanze, soprattutto anche su quello che sono le telangiectasie, cioè dei danni a livello di rottura di capillari o altro. Ma in realtà qui è proprio un problema legato alla microcircolazione, in realtà anche la macrocircolazione, non funziona bene il flusso sanguigno, quindi non si riesce a drenare, quindi si crea proprio una riduzione di quello che è il funzionamento dei flussi circolatori nel corpo, sia linfatici che venosi, e tutto questo quindi crea ritenzione. Se si crea una ritenzione, il contrassudamento di questi liquidi che vanno a toccare il tessuto adiposo crea tutti i problemi che ovviamente questa sera affronteremo insieme, ok? Mi auguro di essere stato chiaro. Carmelita dice presente, soggetto a pera, quindi c'è una costituzione, ma io conosco anche soggetti a pera che in realtà hanno dell'adipe ma non hanno sviluppato quello che è la cellulite, per esempio, in quanto dobbiamo fare differenza tra ritenzione idrica, cellulite e adiposità localizzata. Ci sono persone che hanno grasso depositato, magari tu ne fai parte, soprattutto dalla vita in giù, quindi nei glutei, nelle cosce e altro, ma non hanno la cellulite, quindi non si sono venuti a creare questi danni a livello della microcircolazione e non si sono creati neanche dei noduli che avvolgono il tessuto adiposo. Hanno soltanto dell'adipe localizzata e comunque hanno una bella pelle tesa senza buccia di arancia. Ci sono altre donne che invece, per esempio, al contrario, non hanno tanto grasso, ma ciò nonostante, io conosco anche tante modelle così, hanno comunque dei problemi di cellulite, quindi comunque hanno la pelle a buccia d'arancia, perché c'è un problema di microcircolazione, c'è un problema di ristagni di liquidi linfatici, venosi, che possono colpire tranquillamente anche una persona magra, anche se, come capiremo durante questa diretta, in realtà è molto più probabile che nel momento in cui si crea tanto tessuto adiposo nella gamba e nella coscia di una donna ci sia anche la manifestazione proprio della cellulite. E poi altra cosa importante da capire è che ovviamente se noi abbiamo un'adipe molto marcata, anche questo comprime alcuni processi venosi e di conseguenza è ancora più facile che si vengano a formare poi anche dei ristagni. Quindi l'adipe può favorire la cellulite o la cellulite può potenziare notevolmente la bruttezza dell'adipe nel corpo di una donna femminile in eccesso. Però poi c'è anche un altro aspetto, che è la ritenzione idrica, che invece non è detto che possa portare per forza la cellulite. Cioè una persona può avere ritenzione idrica, quindi potete fare un esempio magari facendolo su di voi questo esperimento, prendete il pollice, lo premete sulla vostra gamba o sulla vostra coscia, ancora meglio, cioè nella zona che va dall'inguine al ginocchio, premete per 2-3 secondi e lasciate andare il dito. In quel momento lì, se vedete una patina bianca che resta, avete ritenzione idrica. Ma questo però non vuol dire che in realtà poi ti porterà ad avere anche quello che è un problema vero e proprio di cellulite, però se nel tempo rimane questa ritenzione idrica allora potrebbe portare poi allo sviluppo della cellulite. E poi ovviamente altra cosa molto importante da dire è legata agli aspetti estrogenici, cioè ci sono degli ormoni, quelli femminili, che come ho detto in tante altre dirette favoriscono sicuramente quello che è la adiposità localizzata dalla vita in giù e possono favorire anche quello che è lo sviluppo di ritenzione idrica nonché problematiche di cellulite, ma tra poco ci arriveremo. Intanto salutiamo altre persone, Erika che si è appena collegata, per esempio Sabrina dice io ho tessuto adiposo e quindi di conseguenza magari tu hai tessuto adiposo, Sabrina, ma non hai la cellulite, perché non è detto, insomma, per esempio, forse è un esempio che vi torna più incalzante, quante ragazze del Sud America hanno molto grasso nella coscia, molto grasso nel gluteo, ma in realtà se le andate a vedere da vicino, le toccate, non hanno la cellulite, tante, perché magari in quel caso non ci sono comunque problemi di microcircolazione, anche se in realtà col passare degli anni purtroppo subiscono queste conseguenze, anche per tutta una serie di problematiche alimentari di cui io vi parlerò ovviamente questa sera. Intanto, esatto, poi Rosa dice può essere anche un fatto ormonale, certo, ma tra poco ci arriveremo. Quindi io credo che sia un argomento molto molto interessante, rimani collegato, ogni causa che io tratterò durante questa diretta
ovviamente avrà come obiettivo quello di trovare una soluzione che ovviamente non sarà mai definitiva, perché comunque dovrai sempre continuare ad attuarla, ma sicuramente se lo farai avrai dei risultati. E il motivo per cui il nostro programma, per esempio, funziona è perché noi, conoscendo tutto quello che vi dirò questa sera e applicandolo in maniera diversa o insieme a tante altre cose durante un programma di una persona che vuole veramente migliorare, porta quella persona stessa ad avere risultati più concreti. Perché finché c'è qualcuno che ti dice: ah, hai un po' di ritenzione idrica, allora prenditi un integratore drenante. Sbagliato, non basterà mai un integratore drenante ad eliminare la tua ritenzione idrica, perché potrebbe creare a sua volta degli altri problemi di disidratazione, creare quindi dei problemi che noi non vogliamo. Oppure magari quelle persone che hanno problemi di cellulite, magari c'è un programma di allenamento che dice: dai, fai questo programma di allenamento e se ne andrà. Ma che cosa? Ma non è vero, perché sono tante le cause. Dobbiamo capire quali sono le tue cause e alla luce di quello i nostri esperti, i tutor, i biologi nutrizionisti, i dietisti, i preparatori che lavorano nel mio gruppo, ovviamente attueranno una serie di azioni che serviranno a fare in modo che i nostri assistiti possano cambiare. Altrimenti questo non avviene. Quindi attenzione, è molto importante conoscere le cause. E una volta conosciute le cause, potremo cominciare a lavorare su quello che ovviamente sono gli effetti che possono portare a dei benefici e delle gratificazioni molto molto potenti. Quindi l'ereditarietà sicuramente produce quello che sono delle problematiche, ma non è detto che anche se una persona ha problemi ovviamente di deposito di grasso dalla vita in giù, questo possa produrre dei seri problemi. Perché poi c'è una seconda causa che molto spesso incide negativamente, che è proprio la sedentarietà. Sì, avete capito bene, perché riducendo quello che è l'impegno muscolare circolatorio, creando quindi quelle che sono delle condizioni di rallentamento del sistema di eliminazione dei liquidi e anche di quello che è il sistema di eliminazione del materiale di scarto prodotto dal metabolismo, automaticamente si viene a creare quello che è proprio un rallentamento della circolazione. Infatti l'attività fisica in realtà, attraverso la sua attività proprio muscolare, permette una spremitura di quei muscoli, per esempio anche nel polpaccio, che favoriscono un'ottimizzazione del circolo venoso e linfatico, favorendo quindi quello che è il ritorno circolatorio. Cioè tutto avviene nel momento in cui i muscoli vengono a contrarsi, perché contraendosi si crea una spremitura nel muscolo che favorisce quindi un miglioramento del circolo venoso e ovviamente anche di quello linfatico, favorendo quindi un ritorno circolatorio ottimale. Se non c'è quindi un'attività muscolare, ovviamente questo crea problemi di ritenzione idrica e problemi ovviamente che poi portano alla cellulite. Per esempio, se tu sei una di quelle donne che passa molto tempo seduta, è con molta probabilità che tu avrai più grasso in termini proprio di conformazione della cellulite dietro la coscia, non nella parte anteriore. Cioè i noduli si formeranno più dietro, nella parte posteriore, sotto il gluteo, perché quella è una posizione che sta sempre in statica. Essendo seduta su una seggiola, questa zona tende a non ovviamente essere attiva da un punto di vista della microcircolazione e si vengono a formare le noduli, perché l'adipa è immersa in quelli che sono i liquidi intrastiziali, non linfatici, venosi, si deve proteggere e crea questi connettivi, ok? Quante di voi si ritrovano in questo, per esempio? Per esempio c'è Carmelita che dice: ho provato gli integratori drenanti ma non ho fatto niente. Esatto, non servono a niente gli integratori drenanti se di per sé non c'è un lavoro a 360 gradi sulla persona. Per esempio Monica ci dice: allora che ginnastica bisogna fare, anaerobica? Te lo spiegherò adesso, tu rimani collegata con noi fino alla fine, intanto continua ad ascoltarmi, siediti, rasserenati, io mi bevo un po' di acqua. Ovviamente Susanna ci dice: ma cosa si intende per attività fisica aerobica o allenamento mirato? Allora, per attività fisica aerobica si intende quell'attività di lunga durata, che finché è una camminata produce determinati risultati, cara Susanna, ma se in verità noi stiamo correndo ne produce degli altri, perché se non hai un piede che appoggia bene, se non hai una buona postura, se non hai una buona attività muscolare, in realtà stai infiammando i muscoli, stai traumatizzando le articolazioni, stai danneggiando l'appoggio plantare e stai creando le basi per gonfiare ancora di più le tue gambe. Quindi magari perdi peso, ma non stai eliminando quelli che sono i problemi di ritenzione idrica. Invece se impari a camminare correttamente
fai un lavoro di intensità, diciamo di una bassa intensità ma costante, questo favorisce un corretto ritorno circolatorio e linfatico, un miglioramento della microcircolazione e quindi questo ti può portare ad un miglioramento della tua condizione estetica. Ma se corri è un problema, perché correre può creare dei traumi molto importanti che ti possono portare a avere ritenzione idrica e infiammazione, ed è una cosa che assolutamente sono sicuro che tu non vuoi, ok? Poi c'è Agnes, dice, la ritenzione idrica c'entra anche con la pancia gonfia? Sì, esattamente, la ritenzione idrica c'entra con la pancia gonfia. Continua a seguirmi che tra poco ti spiegherò perché. E poi i massaggi aiutano veramente? I massaggi aiutano veramente se si sanno fare con personale competente che migliori la microcircolazione, ma ne parleremo tra poco. Io per problemi di schiena posso solo camminare, biciclette, può bastare come attività fisica? Sicuramente, cara Maria Rosa, può migliorare la tua situazione camminare. Camminare a lungo, ad un passo snello, ma non troppo intenso, sì, perché bisogna solo favorire un ritorno circolatorio, linfatico e venoso ottimale. Allora, in questo caso può farci molto bene. Invece la biciclette un po' meno, perché se fai la biciclette comprime quello che sono i vasi interni delle gambe, e questo potrebbe produrre invece un problema contrario, un rallentamento nuovamente della circolazione, ma ci arriveremo. E per esempio Carmelita ci dice, le mie cosce sono doloranti, ovviamente sono doloranti perché sono imbevute di edema, sono imbevute di liquidi e quindi c'è un'infiammazione silente, c'è una dolorabilità che si viene a manifestare in tutta la tua coscia, in tutta la tua gamba, perché questo è sinonimo del fatto che ci sono delle condizioni che stanno predisponendo a problemi sempre più alti in termini di cellulite e in termini ovviamente di ritenzione idrica. Andiamo avanti perché vedo che le domande sono veramente tantissime, io cerco di rispondere a tutte, in realtà c'è anche una disincronia tra quello che vedo qui nel mio computer e quello che leggo di lato. Per esempio qua c'è scritto, il trampolino può essere utilizzato? Ecco, c'è Monica che mi dice se il trampolino può essere utilizzato. Sicuramente il trampolino non può essere utilizzato se appartiene a persone che hanno problemi posturali, perché questo potrebbe creare dei traumi. Bisognerebbe vedere nel tuo caso quali sono le cause che hanno scatenato le tue problematiche di ritenzione idrica e di cattiva circolazione, che hanno portato eventualmente alla cellulite se ce l'hai, o se non ce l'hai comunque dobbiamo capire quali sono le cause predisponenti per te, ma direi che a mio parere dobbiamo continuare serenamente il nostro percorso, fatemi delle domande ma io cercherò di andare avanti in maniera fluida spiegando le cause, perché sono sicuro che questo è un argomento che veramente tocca tutte le donne del pianeta Terra, che saranno miliardi, però noi ovviamente cercheremo oggi di dare un'infarinatura e cercheremo di ottimizzare i tempi. Quello che ovviamente oggi non riusciremo a dire lo diremo in tante altre dirette che in realtà io continuerò tranquillamente a fare all'interno di questa pagina, proprio per aiutarvi e per fare in modo che ciascuno di voi possa trovare anche degli strumenti utili per migliorarsi. Ovviamente chi vorrà potrà contattarci personalmente e a quel punto iniziare un programma su misura per sé. Ma andiamo avanti. Altre cose molto importanti che dobbiamo assolutamente consapevolizzare quindi è che dobbiamo avere anche un piede che funziona bene, perché se tu utilizzi per esempio una scarpa sbagliata quando magari cammini o comunque quando passi anche tanto tempo seduta, questo in realtà può produrre un trauma a livello plantare. Dal momento che nel piede c'è una spugna venosa che è situata proprio sotto il piede e quando viene compressa questo funge da cuore periferico plantare, respingendo anche il sangue, riportandolo verso l'alto, quando si usano delle scarpe che non sono valide, che magari sono scarpe con tacchi alti, che magari sono scarpe che non permettono la perfetta funzione di compressione della spugna venosa plantare, questo inevitabilmente ti porta a quello che sono proprio delle problematiche circolatorie. Quindi dobbiamo essere sicuri che nel momento in cui noi ci troviamo davanti ad una situazione nella quale sostanzialmente tu hai da favorire il miglioramento circolatorio, devi sicuramente porre attenzione al tuo piede, cioè qualsiasi cosa tu faccia deve migliorare la funzionalità plantare, deve metterti in condizione, per esempio le camminate che fai, piuttosto che quello che possono essere le attività di movimento che svolgi, che facciano in modo che la tua pianta del piede, dove c'è questa spugnetta
venosa venga compressa bene. Se hai dei tacchi alti, purtroppo là non riesce a comprimere bene l'appoggio plantare. È uno dei motivi per i quali le nostre assistite spesso si vedono ricevere delle richieste, come per esempio l'analisi plantare, che ci permette di capire l'appoggio, se è corretto o se l'appoggio non è corretto. Alla luce di questo capiamo il funzionamento di questo piede e capiamo quanto incide sulla cattiva e lenta circolazione, ovviamente, della persona che in quel momento sta manifestando problemi di ritenzione idrica e cellulite. Quindi attenzione alla sedentarietà, perché vanno spremuti i muscoli profondi, ma attenzione anche al funzionamento corretto di un piede. Spesso in una donna il piede non funziona bene, spesso in una donna c'è una rigidità plantare, spesso in una donna non si riesce neanche ad aprire bene le dita dei piedi, spesso in una donna non si riesce a flettere ed estendere correttamente un piede, e quindi stiamo creando una rigidità. Il cuore periferico plantare non funziona bene ed è uno dei motivi principali che portano a problemi di ritenzione idrica e inevitabilmente alla cellulite. Allora facciamo degli esercizi anche per migliorare la mobilità, l'articolarità plantare. Per esempio, chi segue i nostri programmi ha ovviamente degli esercizi di mobilità articolare che vanno a creare le condizioni per favorire in maniera molto marcata proprio quello che è il miglioramento della cosiddetta mobilità plantare e dell'attività di ritorno venoso. Ok? Mi auguro di essere stato chiaro, leggiamo un po' di commenti anche qua. Certi giorni, Giuseppe, sono meno perfettamente lisce, altri più gonfia. Ovviamente qua ci sono delle problematiche, come ci dice Rosalba, collegate anche all'alimentazione e ad altre cose di cui ne parlerò proprio tra poco. Quindi resta con noi e continuiamo a parlare delle cause che producono quello che inevitabilmente ti sta in parte danneggiando da un punto di vista estetico. Ecco, l'altro problema è la stitichezza, in quanto molto spesso un intestino pigro non si svuota regolarmente e questo crea una forte pressione a livello proprio delle vene del bacino. E qua si torna ad un'affermazione che ha fatto una ragazza che sta seguendo questa diretta. È possibile che la pancia gonfia sia collegata a problemi di ritenzione idrica? Certo, assolutamente, perché se non si svuota regolarmente questo crea una forte pressione a livello delle vene del bacino e questo quindi impedisce un buon ritorno circolatorio e di conseguenza ovviamente questo porta ad un problema proprio di microcircolazione e noi questo non lo vogliamo. Tra l'altro, a volte, se non c'è anche un'eliminazione corretta di quello che è il cibo dall'intestino, questo produce dei residui che sono prodotti proprio della digestione e ovviamente se non vengono eliminati bene questo porta a fermentazione e putrefazione proprio a carico di questi ultimi, quindi a carico dell'intestino. E pertanto che cosa succede? Si creano delle tossine che ovviamente passano attraverso quello che sono proprio le membrane intestinali e finiscono per essere assorbite nel flusso circolatorio e questo produce intossicazione dell'organismo con tutta una serie di sovraccarichi dei sistemi di depurazione. Quindi si viene proprio a creare un problema importante da un punto di vista proprio dell'eliminazione delle tossine, si intossica progressivamente il tuo organismo e quindi se noi non eliminiamo quello che sono proprio le feci, se non favoriamo un corretto funzionamento del transito intestinale, questo porterà delle compressioni forti a livello ovviamente delle vene del bacino e a tutta una serie ovviamente di problematiche collegate alla fermentazione, alla putrefazione intestinale che si manifesta perché non c'è stato un corretto transito, cioè una corretta peristalsi intestinale. Leggiamo un po' di commenti, vediamo un po'. Meno gonfia, non avevo completato la frase. Ok, scusate se ogni tanto perdo qualcosa nella lettura, perché in realtà pezzi di quello che magari hai detto, in questo caso Rosalba lo hai detto prima, non lo riesco a riprendere. Però vediamo cosa dice. Da quando ho fatto chemio non riesco a capire. Ok, il mio è pigrissimo, per esempio c'è Roberta che ci dice che il suo intestino è pigrissimo e quello è uno dei motivi che, come abbiamo capito in questa diretta, in questo momento può portare a quello che sono proprio queste problematiche di putrefazione, di fermentazione, che innescano una rottura di quello che sono anche delle strutture intestinali di contenimento che portano dall'altra parte le tossine e che quindi di conseguenza intasano l'organismo e lo appesantiscono. E noi dobbiamo invece eliminarle, perché se non eliminiamo portano a gonfiore, ritenzione idrica e tutti i problemi ad esso connessi. Intanto, prima di andare avanti, vi chiedo se tutto quello che vi ho detto fino ad adesso è chiaro, perché avrò tantissimo da dire ancora, c'è veramente tantissimo da dire.
Però prima di tutto vi voglio chiedere, uno, se vi piace quello che sto facendo, sì o no, e due, se vi piace anche come ve lo sto spiegando. Quindi mi farebbe piacere leggere queste parole: sì Giuseppe, mi piace come mi stai spiegando i contenuti, e sì Giuseppe, mi piace, oppure sì, no Giuseppe, non mi piace come stai spiegando questi contenuti, e io quindi cambierò un po' la mia comunicazione, oppure no, non mi piace quello che stai dicendo. Vediamo un po', nel frattempo io bevo un po' di acqua, c'è ovviamente sempre una dissonanza temporale tra quando parlo e quando voi scrivete, ma per me è molto importante, quindi aspetto i vostri commenti. Intanto c'è Carmela che dice: verissimo, io con la stitichezza soffro molto, sono messa male, ho tutto io, a volte non riesco a spingere, devo aiutarmi a mettere la mano sul collo. Beh, quindi questo ovviamente ci fa capire quanto sia importante lavorare su questa cosa. Ma ragazze, dite, parlate, qua siamo 80, 90, 100 persone, quindi è bene condividere, parlarsi, raccontarsi. Non sono qui ad insegnarvi senza cercare di creare con voi un'interazione. Per me è molto importante. Quindi attraverso quello che mi spiegate io riesco ovviamente a rendermi conto se quello che sto dicendo è giusto, non è giusto, è corretto, non è corretto, alle vostre orecchie. Ok, bene, vedo che sono commenti molto positivi, sì, tutto spiegato bene, mi piace tutto quello che dici, stessa cosa lo sta dicendo Geronimo, stessa cosa ce lo dice Tiziana, quindi perfetto, d'accordo. Direi di poter andare avanti, scusate, ma ogni tanto mi fermo perché non voglio fare una diretta come un monologo, ma voglio riuscire a entrare in contatto con te che magari in questo momento stai investendo del tempo, della fiducia e della volontà per cercare di migliorare te stessa. E io mi sento come un veicolo, come uno strumento alla tua portata che sia per te utile proprio per andare a risolvere quelle che sono le tue necessità. Ecco perché sono qui e cerco di essere attento con le parole, cerco di spiegarmi in maniera precisa, dettagliata e completa, per fare in modo che tu realmente possa avere da me del valore importante da applicare nella tua quotidianità da subito, già da questa sera. Quindi tutto chiarissimo, abbiamo parlato quindi di intestino, ovviamente abbiamo compreso quanto l'intestino deve essere assolutamente curato e non a caso è per quello che molto spesso è fondamentale un aumento del contenuto di fibre, soprattutto della verdura, della frutta, in piccole quantità, come abbiamo detto nella diretta sull'allenamento l'altra volta, e se non l'hai ascoltata vale a rivedere, sui carboidrati, che dobbiamo utilizzarli in quantità adeguata all'esercizio fisico fatto. Se ne mangiamo troppi diventano grasso e di conseguenza, anche se sono sani, ci possono portare soltanto a delle problematiche. Quindi attenzione sia alla frutta, sia alla verdura, sia ai cereali integrali, ed ecco perché anche in questo caso meglio evitare le diete completamente iperproteiche, perché una dieta iperproteica può portare dopo ad acidità, l'acidità non favorisce senza ombra di dubbio l'eliminazione della ritenzione idrica, ma anzi l'aumenta, e quindi di conseguenza dobbiamo sicuramente assumere dei cereali integrali, dobbiamo assumere della frutta e della verdura, ma con i cereali integrali dobbiamo andarci un po' piano, sicuramente più le verdure e sicuramente un po' di frutta, ma tutto questo accompagnato ovviamente con quello che è il movimento fisico, altrimenti non riusciamo a migliorare neanche la peristalsi intestinale, che spesso migliora nel momento in cui facciamo dell'esercizio fisico, che favorisce quindi questa ottimizzazione. E tra l'altro l'esercizio fisico migliora anche la postura, che è la quarta causa che porta molto spesso a problemi di cellulite, a problemi di ritenzione idrica. Quindi prima la ritenzione idrica e dopo la cellulite. Ed ecco perché in realtà non è sempre una questione proprio di chi è grasso che sviluppa queste altre problematiche, ma anche di chi non lo è, perché magari ci può essere una ragazza magra che ha questi problemi di postura, che magari ha un piede che non funziona bene, che magari non ha una muscolatura del polpaccio, della coscia che non funziona bene, e quindi crea problemi di microcircolazione, con stasi linfovenosa e con tutte quelle problematiche di cui abbiamo parlato fino ad adesso. La postura perché? Perché una situazione di iperlordosi causerà quindi una situazione di sbilanciamento in avanti degli organi addominali, e quindi questo può portare anche come prima ad una compressione delle vene del bacino, esattamente come è avvenuto con un'alimentazione che non permette una eliminazione delle feci in maniera ottimale. Quindi quando si mangia, tutti i visceri spingono in avanti, la spinta in avanti dei visceri può creare una compressione delle vene del bacino e questo porta dei problemi, ma anche una curva lombare, quindi la curva sopra il sedere,
troppo accentuata può causare uno sbilanciamento in quello che sono gli organi addominali, e tutto questo inevitabilmente porta a problemi giustamente di ritenzione idrica e di cellulite. Pertanto quindi dobbiamo essere sicuri che l'equilibrio del bacino torni ad essere ottimale. Per essere ottimale, ecco perché l'esercizio fisico, dobbiamo potenziare gli addominali, dobbiamo ridurre la tensione dei muscoli posteriori della coscia, dobbiamo ridurre la rigidità dei muscoli centrali proprio della schiena, e allo stesso tempo dobbiamo lavorare anche spesso sull'allungamento dei muscoli quadricipiti, cioè i muscoli anteriori della coscia, perché se quelli sono corti accompagnati da una zona lombare rigida, questo può portare problemi e portare in avanti il bacino, quindi può portare viscere in avanti. Ma se noi andiamo ad allungare i muscoli anteriori della coscia, andiamo ad allungare i muscoli posteriori della schiena, andiamo a lavorare sugli addominali per potenziarli e andiamo a fortificare i muscoli posteriori femorali, automaticamente, e magari lavorando anche sulla tonificazione dei glutei, riusciamo a mettere il bacino da una condizione di antiversione ad una condizione di retroversione, cioè riusciamo a riallineare il bacino, che in questo momento purtroppo non lo è, perché c'è una curva lombare troppo accentuata, e quindi noi con l'esercizio fisico possiamo andare a lavorarci. Quindi, altro problema, gli squilibri ormonali, ebbene sì, le donne ovviamente che spesso hanno problemi di alto livello di estrogeni sono senza ombra di dubbio più soggette alla ritenzione idrica e allo sviluppo della cellulite, e spesso anche quelle donne che hanno problemi di ovaio policistico o quelle donne che si stanno ovviamente manifestando durante la gravidanza con l'incremento degli estrogeni, in quanto ovviamente tutto questo favorisce un'insorgenza maggiore proprio della cellulite. E tra l'altro purtroppo anche la pillola può avere delle problematiche su chi magari non aveva problemi di cellulite e comincia a manifestarli in maniera ancora maggiore. Qua dipende dall'aggressività degli estrogeni che c'erano prima dell'utilizzo della pillola. In alcuni casi la pillola non crea effetti collaterali, anzi a volte l'uso della pillola in soggetti che hanno grandi problemi di adiposità localizzata nelle cosce, che hanno grandi problemi di ritenzione idrica, che hanno grandi problemi di microcircolazione, migliora, perché è come se questi estrogeni presenti nella pillola favoriscano un po' la riduzione degli effetti nocivi di quelli prodotti. Ma in tanti altri casi purtroppo non è così, anzi favoriscono ulteriormente questa cosa. Tra l'altro la presenza della componente progestinica ha un effetto catabolico diretto sulla matrice connettivale del microcircolo, e quindi questo cosa fa? Peggiora ulteriormente le cose, perché un catabolismo diretto sulla matrice connettivale del microcircolo favorisce un'ulteriore eliminazione dei liquidi dalla microcircolazione, cioè praticamente favorisce un esudato, un'uscita di liquido da quello che è il microcircolo, perché il progesterone va a danneggiare quello che è la matrice connettivale, e danneggiandosi la matrice connettivale c'è una riduzione della capacità di contenimento di tutte quelle che sono le venule, le arteriole, tutto quello che è la microcircolazione, tutti quei microdotti che servono a far passare il sangue venoso. Ecco, arteriole no, venose ovviamente, le arterie no perché sono legate alle arterie, un'altra cosa. Quindi attenzione, perché quando si utilizza poi quello che è proprio la pillola, se c'è una componente progestinica alta, quello può far male, perché può creare dei danni su questa matrice connettivale e quindi creare questo tipo di problemi sulla microcircolazione. Pertanto, se si può e si può togliere, si deve anche provare a toglierla, perché magari in questo caso si possono avere dei benefici successivi da un punto di vista estetico. Se non si può togliere perché ci sono delle complicanze magari legate ad altre problematiche ormonali, allora in quel caso niente, non si potrà fare niente, si cercherà di contrastare con altre azioni pratiche che io ti spiegherò rimanendo collegata fino all'ultimo all'interno di questa diretta. Ma continua a condividere questa diretta, dammi retta, perché se permetterai le persone intorno a te, magari i tuoi stessi familiari, magari le tue amiche, magari le persone che sono intorno a te, di poter ascoltare quello che ho da dire, probabilmente acquisiranno più consapevolezza su quello che è proprio il loro approccio al miglioramento e magari alle problematiche di cellulite e di ritenzione idrica. Perché quello che ti sto dicendo, per quanto in parte sia già conosciuto, ma ben articolato e ben organizzato così, può essere di grande aiuto a tante persone e quindi può essere di grande aiuto anche per te. Ok, altro problema che è collegato alla ritenzione idrica, ovviamente, e ai problemi di cellulite, è proprio il sovrappeso, in quanto il sovrappeso va a creare quello che sono proprio delle modificazioni sul macro e sulla microcircolazione, proprio con fenomeni di stasi, perché c'è proprio una compressione del distretto venoso profondo e superficiale,
che si viene a creare negli arti per effetto proprio di quello che è l'adipe che continua a crescere nel corpo, soprattutto nelle cosce, soprattutto nelle gambe. Cioè quando aumenta il grasso, questo grasso va a comprimere tutte le vene, tutto quello che sono i sistemi linfatici, va a creare dei problemi enormi, perché è come se si creassero delle pressioni. Queste pressioni purtroppo inevitabilmente portano a problemi di circolazione linfatica venosa, ma è proprio legato al fatto che il tessuto adiposo sta producendo un'eccessiva presenza di grasso in tutto l'organismo, soprattutto dalla vita in giù nel tuo caso, che sta portando quindi a una compressione di quello che sono proprio i dotti linfatici e venosi. E tra l'altro tutto questo porta anche a dei danni ai piccoli vasi cutanei e sottocutanei di ogni distretto degli arti inferiori. Quindi attenzione, ricordiamoci che il sovrappeso non aiuta, e tra l'altro il sovrappeso lavora anche su un problema di struttura posturale. Infatti quando abbiamo tanto grasso, soprattutto a livello superficiale, nella zona della piega inguinale, vicino al ginocchio, nella parte interna, perché è molto grasso, molte donne che ho avuto anche il piacere di seguire personalmente lo manifestavano nella piega inguinale, nella parte interna della coscia e vicino al ginocchio. Tutto questo crea un'ulteriore compressione delle cosiddette vene e del cosiddetto sistema linfatico, che crea dei problemi molto importanti, perché ovviamente tutto questo porta ad una compressione della vena femorale e della vena poplitea, che sono molto importanti per quanto riguarda il ritorno ovviamente venoso. E tutto questo non riesce ad avvenire perché questo grasso che sta crescendo nella zona della piega inguinale del ginocchio, andando a comprimere quello che è la vena femorale e quello che è la vena poplitea, che sono in realtà non sono molto superficiali, ma che in realtà sono facilmente comprimibili da questo grasso che sale, implica ovviamente quello che è una riduzione del ritorno circolatorio, con tutta una serie di problematiche adesso connesse. Quindi attenzione, perché il grasso veramente può fare molto male quando si tratta proprio di miglioramento della ritenzione idrica. Leggiamo qualche altro commento. Nonostante sia magra, ho tanta ritenzione idrica, ormai le ho provate tutte. Ma perché le hai provate tutte, Maria? Tu ne hai provate alcune, ma non tutte, perché la combinazione di tutto quello che sto dicendo, magari all'interno di un programma su misura, studiato sul tuo biotipo, che identifica quali sono le tue biomeccaniche, che identifica il tuo stile alimentare e così via, ci può portare in realtà a dire che non sarà il solo lavorare su una di queste cause a produrre risultati, ma sarà l'unione di tanti di questi strumenti insieme a produrre quello che stai cercando, cioè il rimodellamento che ovviamente desideri. E questo può avvenire solo nel momento in cui ti prendi veramente cura di te. Attraverso cosa? Attraverso quello che sono appunto questi strumenti, che sono quelli che io tra poco ti dirò, quando saremo arrivati ovviamente al termine di questa meravigliosa diretta creata per te, che vuoi migliorare la tua condizione e vuoi ovviamente raggiungere un benessere meraviglioso della tua persona, e soprattutto sviluppare quello che è una leggerezza magari di gambe e di cosce che purtroppo è tanto che non riesci ad avere. C'è Monica che ci dice: io ho del grasso cellulitico sulle gambe anteriori, posteriori, ginocchia, ma non inguinale. Ok, perché nel tuo caso ovviamente non è quello il problema specifico, ma magari ce l'hai proprio vicino al ginocchio, quindi comunque c'è anche nel tuo caso, se hai molta adipe, una compressione delle vene profonde, tra cui ovviamente quella del cavo popliteo e di quella inguinale, che noi dobbiamo ovviamente cercare di contrastare attraverso un alleggerimento di quello che è proprio la tua condizione. Cioè noi dobbiamo assicurarci di alleggerirti, perché alleggerendoti questo porterà ad un miglioramento di quello che è proprio il tuo ritorno circolatorio. E tra l'altro, se tu hai anche quello che è molta adipe, questo produce anche un danno a livello dell'appoggio plantare, e quindi c'è una minore efficacia proprio della spugna plantare, della pompa articolare tibiotarsica, perché praticamente abbiamo un appesantimento della struttura che magari può portare anche ad un'alterazione di quello che è l'articolazione del ginocchio, e pertanto questo ovviamente ti porta a dei traumi importanti a livello proprio sistemico, perché il peso comprime su di te, crea dei danni sull'anca, crea dei danni sul ginocchio, crea dei danni sulla tibiotarsica, cioè sulla caviglia, e questo rallenta ovviamente quello che è anche il ritorno, come abbiamo detto prima,
linfatico e venoso. E tra l'altro abbiamo una compressione della spugna plantare che non è ottimale, perché il peso mantiene il piede schiacciato al suolo e non c'è un buon ritorno. Quindi dobbiamo sicuramente dimagrire, alleggerirsi, se hai dei chili in più, per poter comunque contrastare la ritenzione idrica e quello che ovviamente sono delle problematiche legate ovviamente alle stasi linfovenose. Ok? Mi auguro che sia tutto chiaro fino qui. Ma un altro problema che in realtà tende a colpire voi donne è una scorretta alimentazione. Infatti vi dicono che dovreste mangiare magari vegano, vegetariano, magari dovreste utilizzare la dieta iperproteica per migliorare, ma in realtà bisognerebbe semplicemente seguire una dieta bilanciata, equilibrata, studiata sul tuo biotipo di appartenenza, perché sicuramente una cattiva alimentazione ricca di sale favorisce la ritenzione idrica. Quindi se tu non hai un'alimentazione fatta soprattutto di cibo naturale, molto spesso il cibo conservato contiene del sodio anche nascosto e questo può produrre ritenzione idrica. E questo non è buono per quanto riguarda il miglioramento della tua leggerezza generale, perché il sale trattiene i liquidi e trattenendo i liquidi ovviamente ti porta ad appesantimento con le problematiche di ritenzione idrica adesso connesse. Però è anche vero che un'alimentazione bilanciata deve essere sicuramente un'alimentazione disintossicante, deve essere completa, deve essere varia e deve avere al suo interno tutti quelli che sono i micronutrienti indispensabili per permetterti ovviamente di funzionare correttamente. Non deve essere privativa, cioè non deve essere priva di un macronutriente. Ci devono essere tutti, ma devono essere bilanciati su quello che è l'esercizio fisico che stai facendo, su quello che è la tua quantità di estrogeni e ormoni nel tuo corpo, sulla presenza o no della pillola, sulla presenza o no di uno stile di vita adeguato e su quello che ovviamente è anche la tua attuale alimentazione, per non creare dei danni che poi nel tempo si possano ovviamente manifestare in maniera evidente, perché magari noi ti abbiamo, o noi o qualsiasi specialista ti ha creato un'alimentazione che è per te insostenibile, perché ovviamente l'alimentazione deve essere anche sostenibile. Quindi magari può essere leggermente ipocalorica, soprattutto se è presente del sovrappeso, però deve essere sicuramente ricca di verdure, deve avere della frutta e deve avere comunque una presenza moderata di cereali integrali. Ma deve essere priva o scarsa in grassi saturi. Non ci devono essere troppi grassi saturi. Molto meglio la presenza degli acidi grassi poliinsaturi, come l'olio extravergine, come l'olio di lino, piuttosto che quello che possono essere gli omega 3 del pesce, quindi ottimo anche tra le fonti proteiche il pesce, così come possono essere i semi di lino, ma sicuramente non a salsicce, non ad affettati, non ad alimenti che magari contengono abbondanti quantità di sale e di grassi saturi, perché questi non aiutano in questo caso al miglioramento della condizione sistemica e quindi all'eliminazione anche di quello che sono le problematiche collegate a ritenzione idrica e ovviamente agli eccessi anche di estrogeni presenti nella persona. Possiamo a riprendere che il caffè fa male, esattamente. Allora, il problema è che quando noi assumiamo troppo caffè si viene ad innescare quello che è un meccanismo di incremento del cortisolo. Quando aumenta il cortisolo, automaticamente quello che si viene a creare è proprio un problema legato al rallentamento della funzionalità tiroidea. E questo non va bene. Una donna che ha una tiroide rallentata non è una donna capace di smaltire grasso con facilità. Quindi dobbiamo bere dei caffè, ma bisogna stare attenti perché troppi caffè possono alzare il cortisolo e creare dei problemi. In più, attenzione anche all'alcol, perché un eccesso di alcol rallenta la funzionalità del fegato e se il fegato si rallenta, ha anche una minor capacità di trasformare l'ormone tiroideo T4 in ormone tiroideo T3, cioè per farla breve renderà il vostro organismo meno capace di utilizzare gli ormoni tiroidei per dimagrire. Quindi attenzione, perché l'alcol deve essere assolutamente eliminato, solo in alcuni casi in mezzo bicchiere di buon vino rosso durante la settimana, per quegli effetti vasodilatativi che può avere, ma comunque stiamoci attenti perché l'alcol di per sé è dannosissimo, cioè proprio crea dei problemi a livello epatico con tutta una serie di conseguenze di rallentamento metabolico e poi diventa automaticamente grasso. E se tu quindi vuoi migliorare la tua condizione, hai capito durante questa diretta che l'eccesso di grasso va a creare dei problemi sulla circolazione e sulla microcircolazione e quindi crea dei danni importanti su di te. E noi questo non lo vogliamo, giusto? Bene. Alla luce di questo, quindi, dobbiamo stare attenti anche a quello che ovviamente sono le problematiche di intolleranza alimentare, perché spesso la cellulite è anche causata da cibi che creano delle risposte negative da parte dell'organismo.
Quindi anche capire quali sono quegli alimenti che ti gonfiano, capire quali sono quegli alimenti che possono creare dei processi infiammatori, anche se proprio non è la parola giusta, ma comunque delle problematiche dentro di te, è importante farlo, perché questo ci può aiutare nel momento in cui capiamo quegli alimenti non stanno lavorando bene dentro di te, a ridurre tutte le risposte immunitarie antinfiammatorie, che nel momento in cui vengono attivate producono ritenzione idrica con tutta una serie di problematiche collegate, come appunto lo sviluppo della cellulite nel tempo. Quindi attenzione agli alimenti che possono innescare problemi appunto di infiammazione. E noi questo lo possiamo vedere, o di reazioni immunitarie, e questo noi lo possiamo vedere attraverso dei test sulle intolleranze alimentari. Abbiamo detto che quindi però ci sono degli alimenti che sono molto importanti e che magari di stagione possono fare molto bene da un punto di vista alimentare. Qui stiamo parlando per esempio dell'ananas, stiamo parlando dell'anguria, stiamo parlando per esempio dei mirtilli, che hanno all'interno delle sostanze positive per andare a contrastare i problemi di ritenzione idrica e di cellulite. Tra l'altro i mirtilli hanno al loro interno sostanze flebotoniche, sostanze che vanno a potenziare i vasi capillari, sono delle proantocianoidi, delle sostanze proprio protettive per i vasi capillari, quindi assolutamente utilizziamoli, così come tutti i frutti viola, ma i mirtilli in assoluto sono veramente un toccasana. Stessa cosa l'ananas, con la presenza di bromelina all'interno, questo enzima che va a distruggere quello che sono i connettivi, può essere utile per andare a creare dei vantaggi, e ovviamente l'anguria è drenante, disintossicante, depurante, e quindi è un alimento che assolutamente si può utilizzare, perché favoriscono la digestione e ovviamente favoriscono anche la diuresi con l'eliminazione di quello che sono i liquidi in eccesso. In inverno invece è molto valida per l'azione diuretica, sono gli asparagi e poi anche i porri, che utilizzati possono avere anch'essi un effetto drenante e un effetto molto positivo. Tra l'altro anche i latticini non sono il massimo, perché anche i latticini possono creare delle problematiche a livello intestinale, con fermentazioni e flautolenze, come abbiamo detto prima, tutta una serie di meccanismi putrefattivi che poi possono innescare dei problemi a livello proprio del passaggio di sostanze tossiche dall'intestino, che creano a loro volta infiammazione e tutta una serie adesso di problematiche adesso connesse, ok? Questo è molto importante. Tra l'altro nella dieta proprio si possono anche utilizzare delle sostanze che possono velocizzare il metabolismo, e tra queste sostanze per esempio abbiamo il peperoncino, abbiamo lo zenzero e abbiamo i limoni, e io vi posso assicurare che sono un mangiatore accanito di limoni. Ecco qua i miei limoni, eccoli qua, io ne ho tantissimi, ogni mattina io mi faccio la mia spremutina di limoni in maniera tale, io tra l'altro ci metto anche un filo di olio, lo bevo con l'acqua tiepida, perché sull'organismo ha un ottimo effetto di attivazione degli effetti tamponi, quindi lavora contro i processi acidi dell'organismo, e questa è una cosa molto bella ed è assolutamente utile alla stragrande maggioranza delle persone che hanno problemi di acidità sistemica, frutto del fatto che fumano, mangiano male, sono stressati, non hanno pensieri positivi e così via. Tra l'altro dobbiamo però sicuramente nell'alimentazione ridurre quelli che sono i carboidrati raffinati, oltre che i latticini, ma anche le farine bianche di tutti i tipi, così come i grassi saturi che sono presenti soprattutto nella carne rossa, sono presenti nel burro, sono presenti negli insaccati, e ovviamente, come ho detto sempre, dobbiamo contrastare queste problematiche attraverso l'eliminazione dei dolci, dell'alcol e ovviamente del fumo, perché anche il fumo, così come abbiamo detto prima dell'alcol, crea un irrigidimento delle arterie, un irrigidimento delle vene, e ovviamente tutto questo porta a una cattiva microcircolazione. Questo è molto importante ed è bene capirlo, perché se no si creano dei veri problemi. Invece si possono privilegiare altre tipologie di alimenti, come per esempio il pesce. Il pesce fa molto bene, sia il pesce bianco che il pesce azzurro, così come l'utilizzo dell'olio extravergine di oliva, così come l'olio di lino, come ho detto prima, così come appunto la verdura e la frutta, così come per esempio anche i legumi. Ma attenzione, non esageriamo neanche con i legumi, perché sì che hanno delle proteine al loro interno, ma possono avere anche tanti carboidrati. Quindi se noi mangiamo troppi legumi, in realtà anche questa combinazione proteine interne al legume e carboidrati presenti all'interno del legume possono innescare dei processi di fermentazione intestinale. Quindi sia le verdure, sia il pesce, sia all'olio, sia i limoni, sia all'olio di lino, sia quello che possono essere le spezie, ma attenzione a quello che ovviamente può essere un eccesso di, per esempio, legumi, perché ci sono dentro troppi carboidrati e può non essere ottimale per chi deve comunque alleggerirsi. In più, altra cosa molto importante,
possiamo stimolare un po' anche la funzione epatica, come avevamo detto prima, perché se noi abbiamo un fegato pulito, un fegato che funziona meglio, riusciamo ovviamente anche a migliorare quello che è l'eliminazione di tutto quello che possono essere le cosiddette tossine che arrivano nel fegato, tutto quello che ovviamente il fegato deve cercare di smaltire per poter permettere all'organismo stesso di funzionare bene. E qui stiamo parlando, per esempio, dell'utilizzo del carciofo, che ha proprio una funzione stimolante a livello epatico, e anche dell'ortica, perché hanno entrambi un potente effetto proprio di disintossicazione epatica. E tra l'altro tutte quelle verdure che hanno un effetto di retrogusto amaro sono molto utili da questo punto di vista, quando si tratta di dare un effetto di impatto positivo sul fegato. Quindi parliamo anche della cicoria, delle cime di rapa, parliamo anche del radicchio, parliamo proprio di queste biotipologie appunto alimentari che hanno un retrogusto amaro che proprio produce nell'organismo stesso un'eliminazione di quello che sono proprio le problematiche epatiche. E ovviamente quando un fegato funziona bene, un fegato che funziona bene riesce a smaltire anche gli estrogeni in eccesso, e quando l'organismo elimina gli estrogeni in eccesso, come abbiamo già visto, porterà ad un beneficio a livello sia di riduzione del grasso posizionato nelle cosce che della ritenzione idrica presente ovviamente nelle cosce. Quindi sicuramente già queste azioni portate avanti nel tempo possono produrre dei grandi risultati. Pertanto contrastare la sedentarietà, lavorare sui problemi di stitichezza, quindi purificare l'intestino, lavorare sul concetto dell'esercizio fisico migliorandone quello che è proprio l'attività generale, lavorando sulla postura, lavorando sugli squilibri ormonali attraverso quello che è ovviamente un'alimentazione più ricca di verdure, più ricca di fibre, e ovviamente lavorando sull'eliminazione del sovrappeso in eccesso, accompagnato a quello che è un'alimentazione più povera di sodio, più ricca di tutti gli alimenti di cui ti ho parlato fino ad adesso, produrrà sicuramente in te dei benefici molto importanti in termini di cambiamento della tua condizione. Perché ovviamente i problemi di ritenzione idrica sono dei problemi che sono spesso frutto proprio dell'unione di tutte queste cose insieme. E allora adesso prendi carta e penna, è importante, vorrei che tu prenda carta e penna e lo voglio vedere scritto qua. C'è per esempio Ace che ci dice beccata, la rucola no, francamente. Allora, anche altri alimenti che possono fare bene sono per esempio i kiwi, sono le fragole, sono praticamente quegli alimenti che sono ricchi di vitamina C, perché l'acido ascorbico ha un effetto protettivo a livello dei vasi capillari, quindi anche il pomodoro può fare bene, però quelli che vi ho detto prima sono sicuramente i migliori. Allo stesso tempo anche i broccoletti, anche il broccolo proprio ha questo effetto, essendo delle brassicacee e comunque avendo all'interno delle sostanze sulfuraminiche che hanno un effetto protettivo a livello epatico e disintossicante, si possono usare. Però quelle che ho detto prima sono sicuramente le migliori, cioè il carciofo e l'ortica sono sicuramente molto utili per andare a stimolare quello che è proprio l'effetto a livello di depurazione del fegato stesso, ok? Questa è una cosa molto importante, la puoi fare. E poi sicuramente il limone, lo zenzero hanno proprio questa attività di miglioramento del metabolismo, e quindi io consiglio molto l'utilizzo. Ma adesso prendete gentilmente quello che è la penna e un foglio di carta, perché adesso vi spiego esattamente quali sono questi 5 principi, 6/7, in realtà sono di più, che voi vi dovete sempre ricordare se veramente volete contrastare questa situazione. Ovviamente io ti ricordo che con noi puoi fare un lavoro molto più personalizzato. Possiamo capire attraverso dei questionari conoscitivi molto approfonditi quali sono le tue vere necessità, studiare sulla base di quello un programma mirato di alimentazione, di allenamento, di integrazione, di stile di vita che potremo indossare su di te nel modo più opportuno per produrre i migliori benefici, perché non è solo importante l'arrivo, ma è importante come ci si arriva all'arrivo, e quindi imparare a realizzare su di te quello che sono le azioni migliori creerà sicuramente le migliori basi per poterti portare davvero dove vuoi arrivare, quindi ad ottenere quell'eliminazione della ritenzione idrica e quell'eliminazione in parte della cellulite, che se non è ancora cronicizzata, che non stiamo parlando di cellulite di quarto o quinto stadio, può ancora migliorare. E anche in quel caso ovviamente spezzo una lancia a favore dei centri estetici con i quali collaboro. In realtà tutto quello che noi facciamo, se associato anche a dei trattamenti esterni fatti da centri estetici altamente
validi, altamente efficienti, altamente professionali, può portare dei grandissimi risultati. Insomma, dovremmo avere in realtà un'idea di benessere per tutti noi, cioè dovremmo realmente credere che attraverso un'idea di benessere riusciremo ad eliminare quello che è la ritenzione idrica, quello che sono i problemi di cellulite, perché riusciremo attraverso un connubio di stile di vita, di allenamento, di alimentazione, di equilibrio ormonale e di centri estetici basati proprio su un'idea di benessere, realizzare quello che è proprio il cambiamento della tua persona. Ecco, solo così riusciremo a fare le cose nel modo migliore possibile e sicuramente utilizzando quello che è per esempio la pressoterapia, così come altre attività di tipo appunto più specifico, estetico, a quello che io ti ho detto questa sera, arriveranno dei risultati molto molto potenti. Detto questo, l'importante è che abbiate tutti adesso carta e penna. Voglio leggere qui sotto che tutti voi avete carta e penna, perché quello che vi dirò sarà una serie di punti fondamentali che dovrete sempre avere in mente se vorrete veramente contrastare quello che è la vostra situazione. Quindi vediamo un po', voglio leggerlo, ovviamente aspetto quello che è giustamente il commento. Io non vi dirò quello che vi voglio dire se non leggo qui sotto, sono pronta e ho carta e penna, non lo dico, lo voglio vedere scritto. C'è Monica che dice pronta, Monica Pagella anche lei dice che è pronta. Io voglio leggere quello che avete scritto qua. Avete tutti carta e penna? Perché se non ce l'avete io non ve le dico queste cose, e se non le avete c'è Bianca che dice registrare tutta la diretta, meglio così la metto ogni sera come una meditazione. Sì, ma soprattutto credo che dobbiate condividere queste dirette, perché in realtà questo tipo di conoscenza permetterà anche alle vostre amiche, ai vostri familiari, magari ai vostri genitori, alla vostra mamma o ai vostri figli, se siete già di un'età un po' più avanzata, di poter contrastare un problema che in realtà non colpisce soltanto il corpo, ma colpisce molto anche l'autostima della persona, colpisce la sua fiducia in sé, colpisce quello che è la sensazione di poter essere pienamente padroni della propria immagine. E questo fa molto più male a molte donne sensibili in qualità di esseri speciali rispetto a quanto possa fare solo il problema a livello estetico. Ecco, io ci credo molto in tutto questo. Tutte stanno prendendo la carta e la penna, sono tutte pronte. Pronta Monica Sestili, pronta Liliana, tutti pronti, pronto anch'io, pronta Luana, pronta Felicina. Benissimo, siete tutte pronte, vi vorrei abbracciare tutte, vorrei essere in realtà con voi all'interno di quello che è un'area di benessere, a potervi salutare l'una per una, a poter parlare con voi una per una, a poter condividere, ma intanto lo facciamo a distanza attraverso questa diretta, ma sono sicuro che un giorno, non troppo lontano, probabilmente ci incontreremo anche di persona, ci sarà anche modo di andare molto più nello specifico di ciascuna di queste tematiche con ciascuna di voi. Però nel frattempo, per chi vuole, possiamo già prenderci cura di voi a distanza. Allora, tutte pronte? Vi vedo tutte collegate, forza, forza, scriviamo. Allora io direi di partire con quelli che sono i principi che assolutamente porteranno ad un miglioramento. Allora, principio numero uno, è importantissimo creare delle abitudini che favoriscano quello che è il miglioramento della microcircolazione. Quindi, passo numero uno, costruisco abitudini che favoriscano il miglioramento della microcircolazione. Scrivetelo, costruisco abitudini che migliorino quello che è la mia microcircolazione, il funzionamento della mia microcircolazione. Questo è importantissimo. Passo uno, dovete assolutamente fare movimento fisico, quindi tutto quello che vi può mettere in condizione di favorire la microcircolazione, come le camminate, le passeggiate, sono fondamentali. Tra poco usciremo da questa condizione di quarantena, ci potremo muovere, potremo camminare, sarà importantissimo camminare. Camminare è fondamentale perché se noi abbiamo un'abitudine felice, quell'abitudine felice lì per una donna è camminare, perché camminare creerà un miglioramento della microcircolazione. Fondamentale. Passo numero due, allungarsi, fare stretching. Fondamentale fare dell'allungamento fisico per i polpacci, per i quadricipiti, per i posteriori della coscia, per la pianta del piede,
perché allungare queste parti del corpo migliorerà quello che è anche la cosiddetta funzionalità muscolare degli arti inferiori, riducendo anche la rigidità e permettendo un miglior funzionamento delle gambe stesse. Dobbiamo, tra l'altro, favorire un esercizio fisico a circuito, dove cioè utilizziamo degli esercizi per la parte bassa che si accompagneranno ad esercizi per la parte alta. Quindi, unendo questi esercizi per la parte bassa, esercizi per la parte alta, miglioreremo la microcircolazione generale. Questo produrrà dei benefici importanti sulla tua circolazione. Poi dovrete utilizzare degli abiti non troppo stretti, altrimenti anche questo creerà una compressione sbagliata sul corpo e produrrà dei problemi importanti. E non dovrai utilizzare dei tacchi troppo alti, perché utilizzo dei tacchi alti crea inevitabilmente un rallentamento del ritorno circolatorio con problemi sicuri al 100% sulla tua circolazione. Altra cosa che dovrai sempre fare: non aumentare troppo di peso. Stai attenta a non ingrassare, e se sei già troppo abbondante, cerca un sistema, un programma, affidati a personale competente che ti aiuti ad eliminare i chili in più, perché se non ti concentrai sull'eliminazione di questi chili in più, inevitabilmente ti ritroverai ad avere un corpo che tenderà ad avere dei problemi di circolazione. Quindi non aumentare troppo di peso, e se hai già troppo peso, tendi ad eliminarlo. Poi segui un'alimentazione ricca di fibre, altrimenti se non creerai dentro il tuo piano un'alimentazione ricca di fibre, sarà impossibile per te concretizzare veramente un'eliminazione degli estrogeni in eccesso, favorire una peristalsi intestinale ottimale ed eliminare quindi quello che sono le tossine che si stanno creando nel tuo corpo. Poi, altra cosa importante, non fumare. Se fumi ti fai del male, e tu mi dici: Giuseppe, ma io se non fumo non mi scarico. Io ti dirò: dobbiamo sostituire questa abitudine negativa con una nuova abitudine, e se quindi seguirai un programma magari con noi, con i nostri tutor, potrai sviluppare delle nuove abitudini felici che si sostituiranno a quelle che attualmente hai, e alla fine magari anziché fumare una sigaretta troverai e apprezzerai della buona musica con la quale potrai godere del momento di relax di cui hai necessità. Perché quando tu hai un comportamento negativo, la domanda che ti devi porre è: quale emozione voglio soddisfare con questa sigaretta? Qual è quella spinta emotiva, emozionale che mi sta inducendo a fumare? Capire questo ti farà capire tante cose di te, e se non basterà, ci saremo noi a poterci prendere cura di quello che ti ho appena detto. Poi, altra cosa, dobbiamo evitare di passare troppe ore in piedi o troppe ore sedute senza cambiare la posizione, perché se non farai questo ti porterà inevitabilmente a delle stasi linfovenose. Ricordati anche di dormire tenendo le gambe leggermente sollevate, perché devi cercare di favorire un corretto reflusso di sangue e di linfa dai piedi verso il resto del corpo. Quindi dobbiamo assolutamente mettere magari un cuscino sotto i talloni per favorire questo che è proprio un deflusso di liquidi dai piedi verso il corpo. Non troppo alto, basta leggermente più in alto per favorire questa cosa qua. E ovviamente, altra cosa molto importante, cercate di avere pensieri positivi. Cercate di vivere la vostra giornata creando le basi per poter sorridere costantemente. La psiconeuroendoimmunologia, una scienza che in realtà oggi ci ha spiegato come la psiche interferisce col sistema nervoso, col sistema endocrino, col sistema immunitario, col nostro sistema nervoso, è veramente un fattore molto importante da valutare. E quando noi abbiamo pensieri negativi, quando noi abbiamo tristezza dentro di noi, quando noi abbiamo rabbia, stiamo innescando dei meccanismi di rilascio di ormoni che trattengono, degli ormoni che bloccano, degli ormoni che non miglioreranno mai la tua microcircolazione. Quindi avere pensieri positivi, focalizzarsi su cose che in realtà in te potranno portare benessere e serenità, diventa un altro passo molto importante per contrastare questi problemi. Bene, io a questo punto... vediamo un po', bisogna avere dei pensieri positivi, come ci dice anche Carmelina, non stare troppe ore in piedi e sedute, assolutamente sì, camminare con le gambe. Io penso che abbiate scritto quello che sono dei consigli molto importanti
per poter realmente, concretamente contrastare queste due problematiche. La ritenzione idrica e quello che sono i problemi di, purtroppo, cellulite. Siamo stati insieme anche questa sera alla bellezza di un'ora e mezza. Un'ora e mezza completamente dedicata a te. Completamente dedicata a te, sì. A un'unica persona che merita in questo momento di riprendere in mano se stessa, di rimettersi una mano sul cuore, di cominciare a sentire che c'è un cuore che batte, di cominciare a capire che per quanto tu abbia fatto per gli altri, adesso è il momento di fare per te stessa. Adesso è arrivato il momento di prenderti cura di te. È arrivato il momento di capire che forse il tuo primo vestito da indossare è proprio il tuo corpo. È arrivato il momento di non trovare più giustificazioni. È arrivato il momento di comprendere realmente che con il tuo esempio permetterai, per esempio, anche appunto ai tuoi figli di poter capire cosa vuol dire amarsi. È arrivato il momento, sì, perché se durante un periodo come questo, in cui siamo stati molto tempo a casa e staremo ancora per un po' di tempo, non abbiamo cominciato ad amarci, la domanda è: ma come potrai farlo quando tutto ricomincerà a viaggiare velocemente? Allora io credo che il momento sia arrivato. Io spero che questa diretta, in qualche maniera così intensa, così energetica, così passionale, così volta a donarti, possa realmente contribuire in qualche forma e misura a rendere la tua vita migliore, ma soprattutto a farti capire che senza conoscenza è difficile migliorare, senza consapevolezza è ancora più difficile. E che magari avendo delle soluzioni su di sé, magari un team di persone che credono che è bello vedere una donna sorridere, che ama il suo corpo e che sente dentro quel corpo di poter esprimere il meglio di sé, forse tutto può diventare più facile, che tutto può diventare sicuramente più gratificante e che tutto può accadere davvero. Non è una questione di tempo, è una questione di amore per se stessi. Se tu vuoi veramente cambiare, non ti focalizzare sull'obiettivo, ma focalizzati sull'amore per te stessa ogni giorno, perché sarà quell'amore per te stessa, quell'attenzione per i dettagli, quell'attenzione per quella parte più autentica di te, chiamato cuore e amore per te stessa, appunto, che ti porterà veramente a prenderti cura con comportamenti, azioni e strumenti di te, del tuo corpo e di quello che è la tua vita. Io sono qui per aiutarti, per sostenerti, so come si fa, l'ho già fatto tante volte e posso aiutare anche te. E lo posso fare con il mio gruppo di lavoro, perché credo che nessuna donna meriti di fare le cose a metà, perché credo che sia arrivato il momento che anche tu possa finalmente guardarti allo specchio senza i tuoi vestiti che ti coprano e dire: mamma mia che bello, ora mi piaccio, mi sembra di tornare a quando avevo 20 anni, quando avevo 30 anni, o mi sembra di per la prima volta vivere in un corpo che davvero amo. Ma non perché devi diventare una modella, ma perché devi diventare una persona che si ama e che per amarsi ha bisogno di cominciare a vedere il suo corpo cambiare la sua forma, alleggerirsi e soprattutto vedersi meglio con se stessa. Ecco, tutto questo si può fare e credo che sia arrivato il momento che lo faccia anche tu. A questo punto ti auguro di passare un buon fine serata. Ti abbraccio, ci vedremo domenica per un'altra diretta insieme e nel frattempo, per qualsiasi dubbio, domanda o necessità, noi siamo qui. Alla prossima. Salutiamo Angela, salutiamo Katie, salutiamo Felicina, salutiamo Michela, salutiamo Monica e salutiamo tutte quelle persone che in realtà hanno scelto di passare il loro tempo con me. Alla prossima. È chiaro dirvi. Buonanotte a tutte. A presto. Ciao.